Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Del Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione, era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Sei tu il Cristo? Dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a martedì 23 aprile 2024. Oggi festeggiamo Sant'Adalberto, vescovo e martire, e festeggiamo anche San Giorgio, martire. Quindi una preghiera per tutti coloro che portano il nome di Adalberto, per tutti coloro che portano il nome di Giorgio e di Giorgia, e una preghierina particolare per me, visto che oggi è il mio onomastico. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 10 di San Giovanni, versetti 22-30. Continuiamo la nostra lettura e meditazione del libro di San Manuel Gonzales. Lungi assai, lungi dal mio animo, nell'evidenziare questi difetti e pericoli, insieme alle loro funeste conseguenze, di rendere la disposizione dell'anima a ricevere e trattare Gesù nel Santissimo Sacramento un'idea tanto elevata e inaccessibile da suscitare piuttosto paura che desiderio. È certo, anzi certissimo, che nonostante tutti questi abbandoni più o meno volontari, Gesù vuole essere ricevuto nella comunione e stare nel tabernacolo. Ed è altrettanto certo che nonostante la nostra debolezza, pigrizia e ingrata corrispondenza, che dico nonostante, precisamente per questo dobbiamo, e molto ci conviene, comunicarci più spesso ed essere maggiormente in contatto con Lui. Dunque, molto delicato San Manuel Gonzales, come tutte le anime sante. E io ripeto un po' quello che ho detto ieri. La fotografia della realtà, la diagnosi di una malattia, quando tu sai che c'è la cura, non fa paura. Ciò che fa paura è l'oblio. Che cosa fa paura? Fa paura il non sapere che cosa ha una persona. Perché una persona sta male, questo fa paura. Perché sto male? Non sapere perché sto male, ma non so perché.
Questo fa paura, perché pensi a tutto. Ma quando tu sai che hai quel dolore ed è legato a quella ragione, basta. E che paura devi avere? Finito. Ormai sai che nella stragrande maggioranza dei casi c'è una cura. Quindi dispiace, ma non la paura. Non è che mi allontano dalla vita. Quindi ripeto quello che ho detto ieri, perché? Perché ieri ho detto la diagnosi, l'analisi, la diagnosi che fa San Manno, che ha fatto ieri, no? Ricordate la negligenza, l'abitudine, la tipidezza, la freddezza, la scortesia, l'irriverenza, tutte cose verissime ai suoi tempi, ma anche oggi. La durezza di cuore, il tradimento sacrilego, tutte cose vere. E noi dobbiamo aver paura di ciò che è vero. Ma se noi abbiamo paura di ciò che è vero, se noi abbiamo paura di ciò che è reale, guardate che è un grave problema. Vuol dire che abbiamo un gravissimo problema, ma non solamente spirituale, ma anche psicologico. È un problema psicologico che va curato. Cioè, se una cosa è reale, c'è niente da aver paura, la si affronta. Cosa dobbiamo fare? Non so. E quindi lui dice, certo, evidenziare questi pericoli, questi difetti e le funeste conseguenze non vogliono allontanare nessuno da Gesù e Eucaristia, e lui dice, non vogliono neanche proporre un'idea tanto elevata e inaccessibile da suscitare paura piuttosto che desiderio. Guardate, anche su questo, permettetemi, ma io devo dire una parola, anche su questo io devo dire che non lo capisco. Ripeto, sarà un problema mio legato alla mia incapacità, pochezza e non so quale altra cosa che invece capirete voi, ma io non lo capisco. E vi dico la verità, io non l'ho mai capito. Avere davanti la vita di San Francesco, avere davanti la vita di Gesù, avere davanti le parole del Vangelo, avere davanti l'esempio di Santa Gemma Galgani, l'esempio di San Pio da Pietralcina come sacerdote, avere davanti San Pio e il santo curato d'Ars, cioè capite, no? Ecco, avere davanti un santo come San Giovanni della Croce, benissimo. Ma a me non mi ha mai fatto venire in mente, ma non solamente per la mia vita, ma anche per la vita degli altri, non mi ha mai fatto venire in mente che un'idea tanto elevata, una vita tanto bella, tanto perfetta, tanto santa, tanto votata al meglio, tanto piena di Gesù, ma a me non mi ha mai fatto suscitare la paura, il terrore, il timore, piuttosto che il desiderio. Ma scusate un attimo, ma questo veramente non lo capisco. Ma come fa a farmi suscitare il desiderio di diventare santo se ho davanti un'oca? Ma che desiderio di santità mi fa venire un'oca? Se ho davanti uno, un tiepido, una persona abietta, una persona squallida, una persona egoista, una persona meschina, a voi fa venire, vi fa suscitare il desiderio di santità, vi fa suscitare il desiderio di essere bellissime persone, vi fa suscitare il desiderio di, a me deprime, a me personalmente deprime. Cioè, se entro in un, non lo so, non so, se entro in un roseto, no? Dove
vedo tutte a Roma c'è un bellissimo, scusate, non ho sbagliato a parlare, a Monza, alla Villa Reale c'è un bellissimo roseto. Se voi entrate lì, ma voi lo guardate, vi viene un desiderio di andare a casa a comprarvi un vaso di rose, un desiderio di bellezza, un desiderio, cioè venite a casa con gli occhi pieni, col naso che ho sentito degli odori buonissimi. Tra l'altro, non ve l'ho mai detto, a Monza, non so se ovunque, ma c'è un punto particolare che adesso non vi so bene descrivere. Comunque, c'è un punto particolare del parco che sono andato una volta solo, accompagnavo una persona. Cioè, abbiamo fatto due passi lì nel parco e gli scoiattoli, quasi mai è successo nella mia vita, è successo una volta sola quando ero bambino, ma gli scoiattoli, pieno di scoiattoli, gli scoiattoli ti vengono tra le mani, se anche non è niente, per vedere se hai qualcosa, ti vengono praticamente in mano. Che ho detto, santa pace, se avessi portato le noccioline, avevo qua che accarezzavo gli scoiattoli. Queste cose, ma queste cose ti fanno venire un desiderio di andare a casa e prendere le noccioline e portarle lì per accarezzare lo scoiattolino, per dare da mangiare lo scoiattolino. Cioè, la bellezza, la pienezza, l'armonia ti apre il cuore, ti fa venire il desiderio delle cose più belle. Boh, a me sembra logica questa cosa. Una bestia morta, ma che desiderio ti fa venire? Ti fa venire il voltastomaco, non ti fa venire un desiderio. Un mediocre, che desiderio ti fa venire? Vedere una persona mediocre. Ma vedere una bella persona, vedere un giovane innamorato dell'Eucaristia, che è lì, che prega, che è devoto, che sta davanti al tabernacolo, che quando ti parla di Gesù gli si accendono negli occhi le fiamme ardenti del giorno della Pentecoste. Ma tu dopo questa roba del genere dici, anch'io, anch'io, anch'io. E San Manuel, ma lo capisco, eh. Lo capisco perché col passare degli anni lo sto capendo anch'io, ci ho impiegato un po' di più di San Manuel perché sono un testone, ma lo sto capendo anch'io. San Manuel invece ha fatto l'esperienza contraria e anch'io purtroppo devo dire che ho fatto questa esperienza. Grazie al cielo non troppe volte, però l'ho fatta, mi ricordo una volta parlando del Santo Curato d'Ars, che ero tutto infiammato perché stavo predicando mi sembra sul giudizio particolare, sul suo sermone sul giudizio particolare o quello mi sembra sulla mormorazione, non mi ricordo più uno di questi. E quando ho finito, che ero tutto infiammato per tutte le cose belle che Santo Curato d'Ars scrive, no? E questo tizio salta su in piedi e dice: ma questo è terrorismo. Ho detto: come? Come terrorismo? No, ma sentire queste cose qui. Uno gli viene il terrore, uno gli viene la paura, ma allora che Dio è? C'è qualcosa che non va. Ma noi a che cos'è che siamo abituati? Che cos'è che cerchiamo nella vita? Io non capisco, veramente, guardate, perdonatemi, ma non lo capisco. Per cui lui, San Manuel, deve giustificarsi, che è incredibile. È incredibile, deve giustificarsi perché dice lungi, assai lungi dal mio animo. Guardate che le parole hanno un peso, eh? Lungi, assai lungi dal mio animo evidenziare questi difetti, pericoli, le loro funeste conseguenze. Quindi lo ripete, dice, guardate che sono cose terribili. Per suscitare paura piuttosto che desiderio, prospettando un ideale tanto elevato e inaccessibile. Ecco, se noi siamo in questo gruppo di persone che a sentire queste, grazie al cielo, a me non sembra perché dai vostri commenti che leggo mi sembra che grazie al cielo non siete tra queste persone, anche perché probabilmente ve ne sareste già andati dall'ascoltare le mie meditazioni, e quelli che ho visto a Rosa Mistica il 7 assolutamente non sono tra queste persone.
nell'ascoltare queste cose, ci ho perso il filo, scusatemi, comunque, nell'ascoltare queste cose, uno dovrebbe appunto avere un desiderio di imitazione, di dire è possibile. Qualcuno ha vissuto in modo meraviglioso questa appartenenza, questa adorazione a Gesù, lo voglio vivere anch'io. Come disse Sant'Agostino, se questi e queste, perché non io? Riferendosi ai santi, vedete? Non siccome non sono stati santi, e allora io non lo sono, quindi allora, vabbè, mi deprimo. No, tutto il contrario. Anch'io mi impegno per esserlo, anch'io voglio partecipare di quella bellezza. Un'idea tanto elevata, inaccessibile, da suscitare paura piuttosto che desiderio. No, noi dovremmo dire al vescovo, eccellenza, nessuna paura, un grandissimo desiderio e grazie, ma grazie di averci fatto vedere, riconoscere questi difetti, questi pericoli, questi peccati. Lui non lo scrive, lo dico io, perché questi qui sono peccati. La negligenza, la tiepidezza, la freddezza, la scortesia, l'irriverenza, la promiscuità, l'inconsistenza, la distratta cura, la mancanza di comunicazione affettuosa, la durezza di cuore, il tradimento a segreto, questi sono peccati e alcuni di questi sono gravissimi. Altro che difetti e pericoli. Vedete, perché lui è delicatissimo, ma non sono difetti e pericoli. Questi sono peccati gravissimi. Certo, poi dipende ciascuno come li fa, con quale avvertenza, va bene, ma restano peccati, sono cose gravi, perché stiamo parlando di Eucaristia, cioè il punto è questo, non stiamo parlando del bigodino dimenticato sul tavolo, noi stiamo parlando dell'Eucaristia, stiamo parlando del tabernacolo, stiamo parlando del corpo, sangue, anima di Gesù, stiamo parlando del cuore eucaristico di Gesù. Non stiamo parlando del santa pace, mi sono dimenticato le scarpe fuori dalla casa. No, no. Perché ciò che rende grave una negligenza, in questo caso, è l'oggetto soggetto, cioè l'Eucaristia. È questo che rende grave la negligenza, non la dimenticanza in sé. La scortesia, la freddezza è resa grave dall'oggetto soggetto che è Gesù, che è il suo cuore eucaristico. Ma lì c'è il cuore che pulsa. Abbiamo fatto non so quante catechesi su questo tema, sul libro il cardiologo visita di Gesù, sul libro di Serafini, dottor Serafini. Quante catechesi abbiamo fatto su questo? Dove abbiamo dimostrato chiaramente, scientificamente è stato dimostrato, e non mi ripeto, chi non le ha sentite le va a sentire, se vuole. È stato dimostrato scientificamente che l'Eucaristia, nei miracoli eucaristici, è sempre il cuore di Gesù, non solo il cuore, non è solo il cuore. L'Eucaristia che cambia, no? Che avviene il miracolo eucaristico, quindi non vediamo più l'accidente del pane, ma vediamo il rosso del sangue e la carne e quelle fibre che sono state analizzate, abbiamo visto che sempre, sempre, sempre sono il miocardio, quindi la parte più interna del cuore. Quindi Gesù non ci ha dato semplicemente il suo corpo, Gesù non ci ha dato semplicemente il suo cuore, come dice, ma ha dato il cuore, no? Non ti ho dato neanche il cuore, non ti ho dato semplicemente il mio corpo, non ti ho dato semplicemente il mio cuore, no, io ti ho dato il cuore del mio cuore. Cioè, a dire di più, non era possibile. Perché neanche tu hai mai pensato una roba del genere. Perché noi al massimo diciamo a una persona, guarda, ti ho dato il cuore. Nessuno ha mai detto, ti ho dato il cuore del mio cuore. Nessuno ha mai detto, ti ho dato il mio cardio. E tra l'altro, miocardio, che è la parte più interna del cuore, miocardio, scomponete mio cuore. Cioè, capite, tutto dell'Eucaristia, tutto, persino, non solamente l'aspetto scientifico, ma la parola stessa dice che è il cuore del cuore di Gesù.
Quindi, quando verrete e diffondetelo questo ritiro di luglio, diffondetelo, appiccicatelo sui muri, tempestate, ovunque della locandina, diffondetelo, mandatelo su tutti i gruppi di WhatsApp, mandatelo a tutte le persone che conoscete, mandatelo a tutti. Quando faremo questo, a Dio piacendo, perché poi sapete, magari io muoio e allora non vi potrò più dire quello che vi volevo dire, ci saranno gli altri che lo faranno, benissimo, però quello che voglio dire io, se muoio, non lo potrò più dire. Ma se sarò vivo, e se il Signore mi tiene una mano sulla testa, vi parlerò proprio della Vergine Maria, quale primo tabernacolo vivente. Capite? Vi faccio un piccolo accenno, ma non vi dico di più. Gesù, quando nasce dal corpo della Vergine Maria senza concorso di padre umano, ok? Perché è per opera dello Spirito Santo. Quindi, umanamente c'è solo la Vergine Maria, il corpo della Vergine Maria, e basta, perché non c'è il concorso della parte maschile, umanamente, perché c'è solamente la Vergine Maria e lo Spirito Santo. Quindi, a livello umano, la carne di Gesù, il DNA di Gesù, viene tutto unicamente dalla Vergine Maria. Riuscite a capire dove voglio arrivare? In Gesù c'è tutta la Vergine Maria, umanamente parlando, senza toccare la parte spirituale, umanamente parlando, Gesù è tutto totalmente mariano, totalmente, non c'è un capello, un pelo in Gesù che non sia mariano. Ma questo non... E questo è scritto, Perché diversamente uno è eretico se pensa che c'è stato concorso di uomo, allora siamo fuori. Siamo fuori dalla nostra fede cristiana cattolica. Quindi lui è totalmente mariano, tutto il corpo di Gesù è in tessuto, intriso, è fatto del corpo della Vergine Maria, perché non c'è nessun concorso di padre umano, capite? E questo vuol dire tante cose. E lo vedremo al ritiro. Lo vedremo al ritiro. Al ritiro proprio vedremo esattamente anche questo. Quindi quando faccio la comunione, pensate, no? Questo cuore eucaristico di Gesù. Vabbè, mi fermo perché sennò faccio già il ritiro adesso. E quindi tutto il mio intervento che farò, centrato sulla Vergine Maria, non potrà che puntare poi all'adorazione eucaristica notturna, all'adorazione eucaristica continua. Lasceremo la Chiesa aperta proprio per consentire a tutti di poter stare in quei giorni, stare. Come le Marie, come San Giovanni, stare ai piedi del tabernacolo, stare con Gesù,
avere 3 giorni dove poter godere totalmente di Gesù. Bellissimo, bellissimo. Ecco perché dico diffondetelo, e soprattutto tra i ragazzi, tra i giovani. Perché? Perché c'è bisogno di Gesù, c'è bisogno di stare con Gesù, di vivere con Gesù, di appartarsi con Gesù, di mettere ordine nella propria vita con Gesù. Noi abbiamo bisogno di questo, tutti abbiamo bisogno di questo. E dice, concludo questo pezzetto, dice, nonostante, poi dice, prima dice nonostante tutti questi abbandoni più o meno volontari, Gesù vuole essere ricevuto nella comunione e stare nel tabernacolo. Nonostante tutto, e nonostante tutti, Gesù vuole essere ricevuto nella comunione e stare nel tabernacolo. Perché Gesù è l'amore, e l'amore ama sempre, ama in continuazione. Quello è un fuoco che non si estingue mai, niente può estinguerlo. E quindi Gesù vuole stare lì. Gesù ti aspetta, ti chiama per stare lì. Saranno proprio quelle giornate, quel ritiro e quelle giornate saranno delle giornate eucaristiche mariane, dove ci sarà ancora la possibilità del ritiro, no? Dove ci sarà ancora la possibilità di vestire lo scapolare, di consacrarsi alla Vergine Maria. Capite, proprio Gesù e Maria Santissima, Gesù e la Vergine Maria, loro saranno proprio i nostri due pilastri ai quali ci legheremo in quei giorni. Ed è altrettanto certo, dice, che proprio a motivo della nostra debolezza, della nostra pigrizia e della nostra ingrata corrispondenza, proprio per questo, proprio perché siamo pigri, deboli, ingrati, proprio perché siamo pieni di peccati, lui dice, San Manuel dice, proprio per questo ci conviene comunicarci più spesso ed essere maggiormente in contatto con lui. Capite? Altro che mi si abbassa il desiderio, mi spavento, ho paura, ma roba davanti. Proprio per questo mi conviene comunicare. Certo, confessandomi prima, questo è ovvio, se ho dei peccati gravi sulla coscienza, non è che dico, albi, allora, anche se ho peccati gravi, io prendo e vado a comunicarmi, perché tanto, no. No. A noi ci conviene comunicarci più spesso, proprio perché siamo deboli, pigri, ingrati, perché questo cuore pulsante, questo miocardio di Gesù cambi il nostro cuore malato. Capite? Per questo. È per questo che dobbiamo stare davanti al tabernacolo ed essere maggiormente in contatto con Lui, per essere guariti, per essere sanati, per essere cambiati, per essere trasformati, per essere santificati. Capite? Bene. Io spero che da qui a luglio tutti noi ci esercitiamo in questo compito bellissimo che ci lascia San Manuel di innamorarci dell'Eucaristia, di diventare dei Giovanni e delle Marie. Ecco, vedete, nel nostro programma di Callisti Monaci ci sta proprio questo, proprio questo ci sta. Proprio il fatto di fare del tabernacolo il centro della nostra vita e fare del
miocardio di Gesù, il nostro primo, primissimo, fondamentale nutrimento. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.